Come posso avere un compenso mensile senza pagare tasse? Ok, domanda bellissima. Ovviamente chi non vorrebbe avere un compenso mensile senza pagare tasse, ovviamente in maniera legale. Allora, ok, ho messo questa domanda semplicemente per fare un piccolo check di strumenti che indirettamente ci possono dare un compenso mensile, diciamo, senza pagare tasse, ok? Cioè, come tasse intendo imposte e contributi. Allora, il termine tasse è sempre un pochettino improprio, perché tassa è, tra virgolette, quello che noi intendiamo imposte e contributi, ok? O comunque quello che passa dentro il modello F24. Però, di fatto, potrei dirti che per prendere un compenso, inteso busta paga da dipendente, busta paga da amministratore, ecco che lì sopra tutto sconta, cioè lì sopra su quello che prendo si paga sempre imposte e contributi, quindi di fatto non ci può essere un compenso mensile senza tasse, perfetto. Però se volessi essere un po' più a tuo vantaggio, eccetera, potrei dirti che indirettamente noi possiamo avere delle cose che in qualche modo o non ci fanno pagare niente di imposte e contributi, oppure ci fanno pagare le imposte e contributi solo su una minima parte. Ti faccio degli esempi, ok? Sulla busta paga da amministratore, come che quello dei dipendenti, ad esempio possiamo avere i famosi buoni pasto, ok? Di 8 euro al giorno se sono elettronici, oppure 4 se sono cartacei, oppure possiamo avere i famosi rimborsi forfettari, quelli famosi di 46,48 euro, che possono diminuire anche 30,98 euro, oppure 15,29 euro, ok? Quindi di fatto questi rimborsi forfettari ovviamente sono delle somme senza pagare imposte e contributi che noi possiamo prendere solo per il fatto che ho fatto una trasferta e aggiungendo anche il fatto che durante la trasferta la società non mi ha rimborsato le spese di hotel e ristorante, ok? Quindi anche il rimborso forfettario, effettivamente questo è un ottimo strumento di risparmio fiscale che voi dovete utilizzare fin da subito se voi fate le trasferte ed avete una busta paga, ovviamente, perché vi permette di avere dei soldini superiori rispetto alle spese che voi sostenete e di fatto è una forma di compenso senza pagare imposte e contributi. Perfetto. Oltre a questo aggiungerei il famoso rimborso chilometrico. Ovviamente il rimborso chilometrico non è che è completamente tuo pulito, perché quando fai le trasferte tu devi pagare la benzina, però il rimborso chilometrico, quando lo utilizzi, essenzialmente ricevi più soldi rispetto alla benzina che tu paghi durante la trasferta. Quindi in qualche modo è come se fosse un compenso sul quale una parte tu proprio non paghi imposte e contributi, perché ricevi più soldi rispetto a quelli che spendi. Bene. Oltre a questo, ti potrei dire che per ricevere un compenso mensile senza pagare imposte e contributi ci sono le famose erogazioni liberali di 1.000 o 2.000 euro, dipende se hai figli a carico. Le erogazioni liberali sono quelle cose che le aziende possono dare ai propri dipendenti, tra cui gli amministratori, in beni e servizi, senza fargli pagare a questo soggetto le imposte e i contributi, ok? Quindi è ovvio che anche qui non è che diventeremo ricchi per questi strumenti, però se mettiamo anche le erogazioni liberali in maniera intelligente di 1.000 o 2.000 euro all'anno, mettiamo i rimborsi forfettari quando facciamo le trasferte, eccetera, eccetera, poi emettiamo anche i buoni pasto, a questo punto che sono poco più di 200 euro al mese, ecco che se le mettiamo insieme in maniera intelligente possiamo fare comunque un piccolo gruzzoletto mensile di cose o comunque di compenso che noi possiamo prendere senza pagare imposte e contributi. Ok? Perfetto. Oltre a questo, un'altra cosa che potrei dirti è che ci sono volendo anche le famose royalties, ok? Perfetto. Allora, le famose royalties, cioè quella cosa che io prendo come diritto d'autore, perché ad esempio io creo un marchio e lo do in pasto alla mia SRL, quindi io ricevo un canone mensile, che questa cosa è chiamata royalties, ed è tassato solo al 75% e non al 25%, e non al 100%, perdonami, ossia queste royalties di fatto, che derivano ad esempio dal marchio che io do in affitto all'SRL in sostanza, lì sopra quando ricevo i soldi io non pago le imposte su tutto il 100%, ma pago le imposte solo su un 75%, cioè un 25% è di fatto esente totale imposte e contributi. E anche qui, ovvio che non è che una royalties, anche che posso prendere mensile, è completamente esente dalle tasse in generale, però comunque la royalties, o meno il canone di queste royalties ha un 25% sul quale veramente non paghi imposte e contributi, e quindi anche le royalties utilizzate in maniera intelligente, qui ci vorrebbe altro tempo per insomma discutere di come metterle in maniera seria nella tua azienda, ecco che di fatto la royalties potrebbe essere uno strumento per prenderti, insomma, un compenso mensile di fatto senza pagare le imposte e contributi su una fetta, ok? Perfetto. E tendenzialmente queste sono le cose che mi vengono in mente e che di fatto
potrebbero essere definite come cose che tu puoi prendere in sostanza ogni mese per avere un compenso senza pagare le, diciamo, tasse. Poi tutti gli altri strumenti che mi vengono in mente sono essenzialmente un po' deflattivi, cioè nel senso che tendono a ridurre le imposte, ad esempio il TFM e così via. Però per adesso ricordati che se vuoi in qualche modo un compenso senza pagare, diciamo, le tasse, devi utilizzare prima di tutto molto bene la busta paga da amministratore e quindi metterci comunque le erogazioni liberali, i buoni pasto, i rimborsi forfettari e chilometrici. Ok, perfetto. E nel caso anche le royalties, ovviamente utilizzate in maniera intelligente. Più utilizzi le royalties in maniera intelligente, più sei protetto in caso di controlli o comunque puoi dormire più sonni tranquilli. Più utilizziamo le royalties in maniera sgarbata, ok, in maniera non corretta, e meno possiamo dormire sonni tranquilli. Quindi ci sono delle cose che dobbiamo un po' gestire al meglio per farti dormire sonni tranquilli, ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!